Vorrei approfittare dell'opportunità per ringraziare Julian, ovviamente, ma anche alla collaborazione dell'Istituto Cervantes di Roma, perché è l'Istituto Cervantes di Roma, insieme a quello di Napoli, responsabile di questa attività, di questo ciclo di 4 conferenze. Passo direttamente la parola a Juan Carlos Rece, che credo che sia qui da Roma, per dare il benvenuto e per partecipare a questo saluto istituzionale a Julian. Buonasera a tutti, Ana, Julian, in particolare è un piacere ed è un lusso avere Julian Casanova qui con noi. Ringraziamo la direttrice di Napoli per aver reso possibile questo ciclo di conferenze in questo nuovo anno. Non mi dilungherò troppo, voglio semplicemente dire che oltre ad essere professore di storia dell'Università di Saragozza, Julian è uno degli attori più presenti oggigiorno in molti forum e molti dibattiti. Di recente in Spagna è nato un nuovo supplemento culturale che si chiama La Lectura, che proviene dal supplemento culturale italiano. E nel secondo numero c'è stata una monografia sull'identità nazionale ed è stato invitato Julian Casanova insieme ad altre voci importanti della Spagna, e volevo semplicemente riproporre quello che dicevo, perché credo che rappresenti molto bene lo spirito di questo ciclo in modo in cui è stato pensato. Il testo si chiamava Essere spagnoli e vuol dire cambiare nel tempo, e terminava dicendo: quando spiego la storia della Spagna agli stranieri, uso sempre il paragone, le somiglianze e le differenze con altri paesi. Concentrarsi sulla storia nazionale con identità collettive o astratte diverse da pochi frutti. Quindi, con questo spirito comparativo, iniziamo la conferenza e lascio la parola alla direttrice di Napoli, Anna Navarro, per la presentazione di Julian e di tutto il ciclo. Grazie mille, a presto. Grazie, Juan Carlos. Sì, prendo la parola per presentare Julian Casanova, che è ordinario di storia dell'Università di Saragozza, ma presentarlo vuol dire anche presentare un divulgatore scientifico di estrema qualità. Visto questo lavoro, quello che vorrei dire è far vedere come le sue pubblicazioni e i suoi libri parlino non solo della Spagna e della sua storia, ma anche della storia spagnola nel contesto europeo, della storia della Spagna in un'Europa piena di contraddizioni, di conflitti e di affinità. Nominerò alcune di queste opere in modo molto rapido perché sono molto più interessata a quello che dovrà dire Julian, che ci farà addentrare in questo ciclo. Alcune delle sue opere sono Historia Sociales, Anarcosindicalismo in Spagna, Repubblica y Guerra Civil, Europa contro Europa, e Spagna e la storia della guerra civile spagnola, la storia di Spagna del siglo XX, una violenza indomita, il siglo XX europeo, e sono solo poche opere tra tantissime altre pubblicazioni, articoli di ricerca che presentano un percorso molto solido e una profonda conoscenza della storia del nostro paese, ma non dal punto di vista locale, ma di una storia che si apre all'Europa, una storia alla quale partecipa la Spagna e si nutre delle stesse contraddizioni e conflitti che vive la storia dell'Europa del XX secolo. Voglio solo ricordare che questo ciclo inizia oggi, prosegue il 17 febbraio, il 3 di marzo e il 10 marzo, sempre alla stessa ora, che sarà aperto su iscrizione su Zoom, e cedo subito la parola a Julian affinché possa condividere con noi le sue parole sul fascismo. Grazie, Julian. Molto bene, grazie. Buonasera a tutti. Anna, Juan Carlos, grazie per il vostro invito, per essere lì. Per me è un piacere e un onore
da Saragozza partecipare e iniziare questo ciclo di quattro conferenze. E introdurrò molto brevemente, diciamo che questo filo conduttore della scuola, della storia comparata tra Spagna e Italia nel XX secolo, verranno mostrate sempre le somiglianze e le differenze, verranno raccolte le testimonianze di decine di ricercatori e storici con cui ho lavorato e che hanno lavorato nel XX secolo per tantissimo tempo. In queste prime due conferenze, dall'Istituto Cervantes di Napoli, fascismo come filo conduttore nella prima conferenza. Oggi fino alla sconfitta di Mussolini nel 1945, e la seconda conferenza ci sarà la settimana prossima, e parlerò della particolarità che ha significato per la Spagna avere 30 anni di dittatura dopo la caduta di Mussolini, e quindi percorsi così diversi che hanno preso la Spagna e l'Italia. Una che è andata verso la via democratica dopo la sconfitta di Mussolini, e l'altra che ha preso la via dittatoriale fino alla transizione democratica praticamente alla fine degli anni 70. Nel secondo ciclo di Napoli, di Roma, farò la stessa cosa, ma con l'anarchismo preso come punto di riferimento, che è una delle grandi particolarità della storia della Spagna e dell'Italia, molto più della storia della Spagna, che si è radicato nella zona industriale più moderna della Spagna, in Catalogna e a Barcellona. Nella prima conferenza introdurrò il tema dell'anarchismo dalla prospettiva della conoscenza dell'ideologia politica, e nella seconda parte, nella seconda conferenza, invece, trarrò similitudini e differenze con le sfide degli anarchismi in Italia e in Spagna. Oggi invece introdurrò perché la Spagna e l'Italia hanno preso due percorsi così differenti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Parlerò dei fascismi di Mussolini e di Franco, parlerò dell'intervento del fascismo italiano nella guerra civile spagnola, che fu un elemento fondamentale di questa relazione, di questo rapporto, e terminerò facendo una riflessione su cosa siano i fascismi, cosa diremmo oggi dopo tante informazioni, tanta letteratura scritta su questo tema così controverso come quello del fascismo. Come definirei io il fascismo come storico dopo averlo studiato ed aver introdotto qui il caso italiano e il caso spagnolo? Beh, vorrei iniziare a dire che cosa succedeva all'inizio del XX secolo in entrambi i paesi. All'inizio del XX secolo la Spagna aveva appena perso gli ultimi resti del grande impero impero che aveva iniziato a costruire alla fine del XV secolo. Noi storici abbiamo esaminato abbastanza bene i problemi fondamentali, i conflitti fondamentali che la Spagna ha ereditato all'inizio del XX secolo dopo la perdita dell'impero: un'insufficiente nazionalizzazione dello Stato, limiti chiarissimi della rappresentanza politica, un peso delle istituzioni come di esercito e chiesa molto maggiore rispetto ad altri paesi, e la mancanza di canali per accettare le richieste della classe popolare. Questi grandi problemi terminarono poi nella Seconda Repubblica e nella Guerra Civile. In Italia, dopo l'unificazione, la politica fu monopolizzata per vari decenni da un settore ridotto di classi medie e alte che erano arrivate al potere durante il Risorgimento. Quindi le pratiche corrotte della rappresentanza politica, che in Spagna erano relative a due concetti, il cacichismo e il clientelismo, si conobbero in Italia con il nome di trasformismo, quindi la fabbricazione di maggioranze estendendo favori a deputati e loro seguaci. In Italia, fino all'arrivo di Mussolini al potere, in Spagna fino al 1923, momento della dittatura di Primo de Rivera,
furono caratterizzati da corruzione, manipolazione, falsificazione, coercizione di votanti da parte dei capi politici, cacicchi, e dai loro gruppi politici più prossimi. Il fascismo, così come si sviluppò in Italia, bisogna ricordare che l'Italia, la grande particolarità è che si tratta di un paese che crea per la prima volta questo movimento di massa chiamato fascismo con la conquista del potere. Il fascismo quindi si sviluppò in Italia come prodotto della Prima Guerra Mondiale e lì iniziò un percorso molto diverso dell'Italia rispetto alla Spagna, fondamentalmente perché la Spagna non partecipò alla Prima Guerra Mondiale. Da quando scoppiò questo conflitto nel 1914, la società italiana visse un aspro dibattito sull'intervenzionismo o la neutralità che divise la classe politica così come la società. Per cui dopo un dibattito molto intenso, durante l'inverno del 1914 e del 1915, l'Italia firmò il 26 aprile del 1915 un trattato, il Trattato di Londra, impegnandosi con la causa anglo-francese. La decisione di partecipare alla guerra, di intervenire, presa da Salandra e dal re contro forti sentimenti neutralisti, nella società e nel Parlamento presupponeva un conflitto breve e vittorioso. Tuttavia non fu così, nonostante l'ottimismo iniziale degli interventisti. La guerra invece risultò lunga, distruttiva. Creò grandi disturbi sociali con effetti profondi sulla politica e sulla società italiana. Dal maggio del 1915 alla fine della guerra, nel novembre del 1918, l'Italia mobilita 6 milioni di uomini, la maggior parte contadini, che lottarono soprattutto sulla frontiera austriaca. E all'esercito arrivarono anche 160.000 nuovi ufficiali provenienti dalle classi medie, che indipendentemente dall'attitudine, dall'atteggiamento particolare verso la guerra, svilupparono sul fronte un forte senso di cameratismo, di identificazione con l'impegno bellico e con gli obiettivi espansionisti, e un disprezzo verso i politici neutralisti e verso i socialisti. Quando terminò la Prima Guerra Mondiale con la sconfitta dei poteri centrali, il bilancio delle vittime per l'Italia era tragico. Più di mezzo milione di morti, 600.000 soldati catturati e 1 milione di feriti, dei quali quasi la metà restarono invalidi a vita. Ma gli effetti della guerra sarebbero stati di più ampia portata per l'economia e per la società, prima con un'epoca di problemi sociali conosciuti come il Biennio Rosso tra il 18 e il 1919, e in secondo luogo con un ordine politico che fino ad allora aveva reso possibile il dominio del liberalismo e del suo principale artefice Giolitti prima della guerra, e che iniziò a distruggersi con due nuovi partiti importanti all'inizio: il Partito Socialista, che proveniva dalla fine del XIX secolo, è un partito moderno, già con un sistema di riforma elettorale, il Partito Popolare Cattolico, creato nel gennaio del 1919. Inoltre l'Italia del dopoguerra fu scossa da una crisi internazionale provocata dall'occupazione di Fiume nell'Adriatico, oggi in Croazia, da parte di D'Annunzio. Il movimento che si conosce come fascismo lo iniziò in questo scenario, in questo panorama di crisi, Mussolini il 23 marzo del 1919, in una riunione in un edificio della Piazza San Sepolcro di Milano. La prospettiva all'inizio non erano buone, c'erano pochi progressi reali, c'era un fallimento chiaro nelle prime elezioni alle quali si presentarono nel novembre del 19, ma tutto iniziò a cambiare nel 1920 con la crescita delle attività violente da parte degli ex combattenti organizzati in gruppi armati, molto simili
Freikorps, i paramilitari della Repubblica di Weimar in Germania, che distruggevano e distrussero stampe di giornali socialisti, sindacati, intimidivano i militanti e li uccidevano se era necessario. I fasci di combattimento più forti, ma ancora meglio organizzati, arrivarono nelle province che chiamavano Reich, il nome con il quale si designavano i nomi Reis, i nomi di tribali, i capi tribali in Etiopia, e affermavano così la loro influenza. Così fu piantato il seme del fascismo. Stiamo parlando di un momento in cui in Spagna la situazione era molto diversa. Quindi iniziò a germinare il seme fascista nella dopoguerra, nel dopoguerra, con la necessità dei proprietari terrieri di imporre il loro potere sui contadini. Questo gruppo minoritario di fascisti che si erano riuniti per la prima volta a Milano a marzo del 1919 per costituire il fascio di combattimento si trasformò nel novembre del 1921 nel Partito Nazionale Fascista. Un anno dopo Mussolini era già capo del governo. Mussolini era capo del governo ed è chiaro che bisogna analizzare il ruolo di Vittorio Emanuele III, del re di Pio XI, che aveva scelto, che era salito pochi mesi prima, dopo la morte di Benedetto XV, l'élite della società italiana e ovviamente l'appoggio dell'esercito, che all'inizio erano contentissimi di Mussolini e accoglievano il suo giudizio sul meschino gioco dei partiti definito da loro. Il fascismo italiano nel decennio dal 1925, quando Mussolini stabilì la dittatura dopo l'assassinio del deputato socialista Matteotti, fino all'inizio della guerra civile spagnola, praticamente risultò in un decennio di gloria, il punto più alto di prestigio. E in realtà, perfino la salita al potere di Hitler e dei nazisti nel 1933, l'unico esemplare moderno per i movimenti autoritari di destra, inclusi gli spagnoli monarchici o no, fu il fascismo italiano. Consolidato e rafforzato il regime fascista all'interno, fu la politica espansionistica di Mussolini quella che condusse alla sua caduta e alla sconfitta finale del fascismo. Tra il 1935 e il 1939, prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia, con Mussolini a capo, iniziò tre guerre offensive in Etiopia, in Spagna e in Albania, che aumentarono la spesa pubblica, il deficit di bilancio ed ebbero di nuovo conseguenze fatali per l'Italia e per la società spagnola, italiana. Con l'esercito che aveva in quel momento l'Italia fascista, l'Italia non poteva svolgere un ruolo importante nel continente europeo, ma riusciva a intraprendere una guerra di espansione coloniale in Etiopia. E in questo modo il fascismo avrebbe potuto iniziare a compiere, a realizzare il suo sogno imperiale dopo la conquista dell'Etiopia, ciò che chiamò Mussolini un impero di pace, di civilizzazione e umiltà. In realtà il duce non avrebbe mai smesso di lottare, di fare la guerra, e fino alla fine di aprile del 1945 l'Italia ebbe un impero di guerra. La guerra successiva fu sul suolo spagnolo, in terra spagnola. Quando arrivò a questo momento, nell'estate del 1936, già si trovava a capo della politica estera Ciano, genero di Mussolini, massimo responsabile insieme al suo suocero delle decisioni fondamentali del regime fascista, delle decisioni degli anni seguenti. Nel luglio del 1936, Mussolini rispose alla chiamata urgente del generale Franco, che chiedeva aiuto per far passare le truppe dal Nord Africa
fino alla penisola e poter poi proseguire la guerra causata dal colpo di Stato militare per l'insurrezione militare contro il governo della Repubblica. L'ambizione di un'espansione nel Mediterraneo verso le coste della Francia e l'avversione del governo del Frente Popolare spagnolo e francese portarono l'Italia a una guerra in cui impiegò più di 76.000 uomini, una quantità di risorse, armi e munizioni che peggiorarono i problemi militari e portarono scarse ricompense. Inoltre l'intervento in Spagna fu il primo passo di ciò che sarebbe stata una fatale amicizia con la Germania nazista, che aiutò anch'essa i militari ribelli e Franco, un'amicizia sigillata ufficialmente. La Seconda Guerra Mondiale chiaramente fu una guerra in cui né la popolazione, né l'Italia, né il suo esercito, e questo lo riconosceva la dirigenza fascista, stava per iniziare. All'inizio la guerra si mantenne al margine della Seconda Guerra Mondiale, che iniziò la mattina del 1 settembre del 1939 con l'invasione della Polonia con le truppe naziste. Però quando gli eserciti tedeschi avanzarono inesorabilmente per i Paesi Bassi e per la Francia nella primavera del 1940, Mussolini comunicò al generale Badoglio, capo dello Stato Maggiore, che la guerra l'avrebbe vinta presto Hitler e che l'Italia avrebbe avuto bisogno, e cito testualmente, alcune migliaia di morti per poter partecipare alla conferenza di pace come belligerante. E fine citazione. Il 10 giugno l'Italia entrò in guerra nel 1940, una decisione. Che comportò un disastro per l'Italia. E tutti i settori. E con l'appoggio del re, dal Vaticano, passando per l'esercito, timorosi della sconfitta, prepararono la caduta di Mussolini. Il punto di svolta fu l'invasione della Sicilia il 9 luglio del 1943 che fece saltare tutti gli allarmi. La notte del 24 al 25 di luglio il Gran Consiglio Fascista si riunì in quella che sarebbe stata l'ultima messa in scena della storia. Lì si approvò la proposta dei dirigenti fascisti di restituire il potere al re Vittorio Emanuele III, che sostituì Mussolini con Badoglio. Nessuno del partito fascista, né nella sua vigorosa organizzazione giovanili, oppose resistenza alla destituzione di Mussolini, nonostante il giuramento di difendere al duce, di dare la vita per lui. E con Mussolini arrestato, il re e il governo del generale Badoglio accordarono la resa con i negoziatori alleati, resa ufficiale l'8 settembre del 1943. Il giorno dopo fuggirono da Roma prima di poter essere arrestati dai nazisti che occuparono tutta l'Italia centrale e settentrionale. Il duce ebbe ancora un po' di vita per altri 2 anni, dopo essere liberati dai tedeschi nella prigione a settembre, ed ebbe
una vita nella Repubblica di Salò, poté vendicarsi di alcuni dei dirigenti che l'avevano tradito. Anche suo genero Ciano, fucilato dopo il famoso giudizio, processo di Verona in marzo-aprile del 1945, mentre i nazisti portavano avanti negoziati segreti con gli alleati per la resa, Mussolini cercava senza risultati di stabilire contatti con i britannici attraverso la Chiesa Cattolica. Come tutti sanno, il 27 aprile del 1945 si unì a un convoglio di soldati nazisti che occupavano in quel momento la parte nord e che scappavano dall'avanzata degli alleati. Quando i camion furono fermati da un gruppo di partigiani, scoprirono Mussolini avvolto in una coperta, travestito con una uniforme tedesca. Fu fucilato il 28 con la sua amante Clara Petacci. Il giorno dopo, i loro cadaveri e quelli di altri celebri fascisti furono appesi a testa in giù nella piazzale Loreto di Milano. In realtà, il bilancio di tanta guerra, che adesso metterò a paragone con ciò che è successo in Italia, di tanta tirannia, nonostante Mussolini sembra sempre occupare un luogo minore al lato di altri criminali di guerra della sua epoca, come Hitler o Stalin, fu in realtà il bilancio brutale, il bilancio di tanta tirannia, di almeno 1 milione di italiani. Almeno 1 milione di italiani morirono nei campi di battaglia della Libia, di combattimento della Libia, dell'Etiopia, della Spagna, dell'Albania e anche in suolo natio durante la Seconda Guerra Mondiale. Il massimo responsabile di tanto sangue sparso fu Mussolini, insieme alle sue ambizioni imperiali e totalitarie. In Spagna, nel frattempo, fino all'arrivo della Seconda Repubblica nell'aprile del 1931, la società spagnola si mantenne abbastanza al margine di questi disturbi e di queste sommosse che colpivano la maggior parte dei paesi europei dopo il 1914. La Spagna non aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale, non subì pertanto la forte commozione provocata da questa guerra con la caduta degli imperi, con la caduta dei servi degli imperi, con la demobilitazione di milioni di combattenti e con l'indebitamento per pagare le enormi somme di denaro stanziate per lo sforzo bellico. Il fascismo, anche il comunismo, ma qui sto parlando del fascismo, i due grandi movimenti nati dalla Prima Guerra Mondiale, i due grandi movimenti che sarebbero stati protagonisti di 2 decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale, quasi non si percepirono in Spagna durante gli anni della Repubblica e non raggiunsero un protagonismo reale e rilevante. Che vuol dire questo? Che il fascismo apparve in Spagna, ciò che chiamiamo fascismo, non la reazione, non l'ultranazionalismo, non i reazionari monarchici, stiamo parlando del fascismo che apparve in Spagna più tardi rispetto ad altri paesi, soprattutto se il riferimento è l'Italia, e si mantenne molto debole come movimento politico fino alla primavera del 1936. In realtà, nelle elezioni di febbraio del 1936, nemmeno José Antonio Primo de Rivera ottenne una rappresentanza di deputati. Durante i primi anni della Repubblica quasi non aveva voce in capitolo a causa della destrezzazione del cattolicesimo politico, ma il trionfo di Hitler in Germania attrasse l'interesse di molti spagnoli di ultradestra che, senza sapere molto di ciò che era il fascismo, videro nell'esempio dei nazisti un buon modello da seguire e per mettere fine alla Repubblica. Questo è il punto di svolta importante in quello che sarebbe stato poi il fascismo spagnolo, quello che sarebbe stato il principale partito fascista della Spagna, la Falange Spagnola, fu fondato da José Antonio Primo de Rivera, figlio del dittatore Miguel Primo de Rivera, il 29 di ottobre del 1933. Ricordo la fondazione dei fasci di combattimento nel 1919 e la conversione
del fascio di combattimento in un partito fascista poco tempo dopo. La differenza dell'epoca e del tempo è notevole. Insomma, in Spagna, solo grazie a un colpo di Stato che iniziò una guerra civile, il fascismo finì per avere una notevole influenza sulla politica e sulla società spagnola degli anni 30. La guerra civile spagnola si manifestò in un violento combattimento politico sui principi basici su come organizzare lo Stato, su come organizzare la società. Ed è vero che per gli spagnoli, è passata la storia, abbiamo tutti i giorni questo rumore, sempre più calore, ancora più rumore che conoscenza su questa storia. È passato per gli spagnoli alla storia per la tremenda violenza che generò. Ma nonostante fu estremamente distruttiva e sanguinosa, la guerra civile spagnola deve misurarsi anche per il suo impatto internazionale, per l'interesse e la mobilitazione che provocò in altri paesi. E lì mi collego di nuovo all'Italia. Perché? Perché nel panorama internazionale, squilibrato dalla crisi delle democrazie, dall'irruzione del comunismo e del fascismo, la Spagna era, fino a luglio del 1936, un paese marginale, secondario. Ricordo che non aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale e tutto cambiò, tuttavia, a partire dal sollevamento del luglio del 1936. In poche settimane il conflitto spagnolo, appena iniziato, si collocò al centro delle preoccupazioni delle principali potenze. Divise profondamente l'opinione pubblica, generò passioni internazionali e la Spagna passò ad essere ciò che inizialmente era un conflitto tra cittadini di uno stesso paese, per colpa del colpo di Stato, sfociò presto in una guerra con attori internazionali. Io l'ho chiamata una guerra internazionale in terra spagnola. Sebbene la propaganda nazista e fascista di Mussolini cercò di mostrare la natura ideologica dell'intervento, l'anticomunismo, i motivi per intervenire del Führer e del Duce ebbero molto a che vedere con la strategia militare e con la loro politica di alleanze. Nel caso di Mussolini c'era un calcolo molto chiaro che la vittoria di Franco avrebbe debilitato la posizione militare della Francia e avrebbe permesso all'Italia di sviluppare con meno problemi i suoi piani espansionistici nel Mediterraneo. Il contributo italiano alla guerra civile spagnola fu numerosa. Iniziò ad arrivare in Spagna nel dicembre del 1936, nel gennaio del 1937, dopo un patto segreto di amicizia firmato da Franco e Mussolini, il 28 di novembre del 1936, e a partire da questo patto Mussolini organizzò il corpo di truppe volontarie in modo permanente con 40.000 soldati e che arrivò ad avere nel suo momento di massimo auge un totale di 78.474 combattenti in Spagna, molto superiore alla partecipazione tedesca e molto molto superiore a quella delle brigate internazionali. Questo è un tema che è stato molto ben studiato già per un ispanista che si chiama David Coppergrail. Ed è stato lavorato tantissimo, si è lavorato molto sull'intervento fascista, ciò che ha significato per la deriva spagnola del franchismo. C'è di più, pochi mesi dopo la fine della guerra civile, l'attacco dell'esercito tedesco alla Polonia nel settembre del 39 dava inizio a un'altra guerra in Europa, la seconda del XX secolo. Fu una guerra globale, mondiale, di 6 anni di disfunzioni e morti che Franco e la sua dittatura poterono evitare
Sebbene ci furono migliaia di spagnoli che parteciparono nella battaglia contro il fascismo o contro il comunismo, un secondo atto della tragedia che avevano appena lasciato alle spalle nel loro paese. L'intervento tedesco e quello italiano era stato decisivo per il trionfo delle truppe franchiste nei confronti della Repubblica, nonostante la negazione della propaganda franchista, il mito di che si dovette tutto all'unità dell'esercito di Franco, alla superiorità etica della causa franchista. Nei mesi trascorsi tra la fine della guerra civile e l'inizio della seconda guerra mondiale, ricordo, la guerra civile finì ufficialmente nell'aprile del 1939, la seconda guerra mondiale iniziò l'1 settembre dello stesso anno, la politica estera franchista si era allineata chiaramente con le potenze fasciste. Quindi si unì ad aprile nel patto anticominterno, il patto stabilito tra Germania, Italia e Giappone per lottare contro il comunismo. Quando l'esercito nazista invase la Polonia e la Gran Bretagna e la Francia dichiararono guerra alla Germania, Franco promulgò un decreto nel quale si ordinava, e cito testualmente, la più severa neutralità ai sudditi spagnoli. Era una politica di apparente equidistanza in un momento in cui neppure l'Italia era entrata in guerra e che sarebbe risultato molto difficile da mantenere in quell'epoca così turbolenta. La prova del fuoco per questa neutralità della dittatura di Franco arrivò un anno dopo, nella primavera del 1940, con l'immediata vittoriosa invasione dell'Olanda, del Belgio e della Francia da parte dell'esercito nazista. Benito Mussolini pensò che quello era il momento opportuno per unirsi alla guerra, per raccogliere i frutti della vittoria, come dicevo prima. E Franco preparò la strada per poter intervenire come belligerante nella divisione del bottino imperiale ai costi delle potenze democratiche Mussolini. L'intenzione, nelle parole di suo cognato, abbiamo visto l'importanza del genere Ociano nell'Italia fascista e l'importanza del cognato Ramon Serrano Sunier di Franco nella Spagna franchista. L'intenzione era, in parole di suo cognato Ramon Serrano Sunier, occhio ai parallelismi con le frasi che abbiamo visto prima. L'obiettivo era entrare nella guerra nel momento della vittoria tedesca, nel momento degli ultimi tiri, quindi nell'attesa di poter fare questo passo cruciale, il governo di Franco abbandonò la rigida neutralità e si dichiarò il 13 giugno del 1940 non belligerante. Fino a quel momento, quando Mussolini era già entrato in guerra. Aveva ovviamente una forte simpatia per il lato dell'asse. E un altro parallelismo è di spagnola era la disastrosa situazione economica e militare subito dopo la guerra e le ambiziose petizioni che Franco reclamò come premio. Si sa che Franco, in quella famosa intervista d'Hendaya del 23 ottobre del 1940, con Hitler reclamò Gibilterra, il Marocco francese, la regione nord-occidentale dell'Algeria e la fornitura di petrolio e armi. Hitler non accettò le richieste di Franco, la Spagna non entrò in guerra perché non poteva, data la sua disastrosa situazione economica e militare, e perché il suo intervento aveva costi troppo alti.
perché Hitler e Mussolini, con i quali Bordighera Franco si incontrò nel 1941, potessero accettare. In realtà Hitler e Mussolini considerarono sempre Franco come dittatore di un paese debole, che non contava quasi nulla nelle relazioni internazionali. Un'altra cosa è ciò che affermò la propaganda franchista, che lo trasformò in un mito. E ancora oggi si ripete che Franco, con abilità, con prudenza, burlò e resistette alle minacce del leader nazista, facendo in modo che la Spagna non partecipasse alla Seconda Guerra Mondiale. Questo non è del tutto vero, perché il fervore di Franco e del settore più fascista della sua dittatura per la causa nazista contro il comunismo si manifestò, nonostante la non belligeranza, nella creazione della divisione Azul, la divisione blu, quando nel giugno del 1941 iniziò l'operazione Barbarossa e le truppe alemane e tedesche invasero l'Unione Sovietica, migliaia di falangisti militari, ex combattenti della guerra civile spagnola, videro l'opportunità di continuare in territorio russo la crociata contro i bolscevichi. Agustín Muñoz Grandes era il leader di questo esercito, e circa 47.000 combattenti arrivarono alla Russia. Quindi, per non partecipare, in realtà la Spagna mandò circa 47.000 combattenti sul fronte russo, nella sede a Leningrado. 5.000 di loro morirono in combattimento in quel fronte orientale. Ma le aree fasciste soffiarono anche sull'interno della dittatura, che visse in quei primi anni della Seconda Guerra Mondiale il massimo periodo di fascistizzazione, iniziato già nella guerra civile con l'intervento tedesco e italiano. E c'è un artefice molto importante di tutto ciò, cioè Serrano Suñer, il cognato di Franco, che ebbe anche un ruolo importante nella persecuzione dei repubblicani spagnoli rifugiati in Francia, e pattuì con Hitler una stretta collaborazione tra la Gestapo e la polizia franchista, che permise la consegna senza nessun trattato di estradizione, la consegna di Compansch, il presidente della Generalitat, dell'anarchico Joan Peiró e del socialista, che furono fucilati quando vennero consegnati alla polizia franchista. Questo intervento delle forze alleate, questa destituzione di Mussolini del 43, che ponevano fine alla dittatura fascista, consigliarono a Franco di abbandonare la non belligeranza degli ultimi 3 anni. L'1 di ottobre del 1943 Franco proclamò nuovamente la rigida neutralità della Spagna nella guerra, annunciò la ritirata della divisione blu dall'URSS, e a partire da quel momento decise di sopravvivere al fascismo in Europa, che sarà il grande tema della settimana prossima. E la propaganda della dittatura iniziò a presentare Franco come un estremista neutrale, imparziale, che aveva saputo liberare la Spagna dal disastro della Seconda Guerra Mondiale. Bisognava staccarsi dalle apparenze fasciste. Franco non riconobbe nemmeno la Repubblica di Salò, risaltare la base cattolica, l'identificazione essenziale tra il cattolicesimo e la tradizione spagnola. Il regime che era uscito dalla guerra civile non aveva nulla a che vedere con il fascismo, dichiarò Franco in una famosissima intervista a United Press il 7 novembre del 1944, perché il fascismo non includeva il cattolicesimo come principio basico, di base, e dichiarò che ciò che c'è in Spagna è una democrazia organica e cattolica. Molto bene. Che fu il fascismo dopo tutto questo? E chiudo per adattarmi ai 45 minuti più o meno come limite che avevo pensato di dedicare a questo argomento. Il fascismo è uno dei termini politici più controversi, polemici della storia contemporanea.
l'assenza di una definizione universalmente riconosciuta. Ci sono accordi di base, ma non c'è una definizione universalmente accettata. Significa che è stato applicato a una varietà di contesti storico-politici, da Mussolini, che si considera senza alcun dubbio la prima dittatura fascista della storia, e a quella di Franco, si danno aggettivi che limitano il carattere fascista, che ne limitano il carattere fascista, perché sopravvisse a 3 decenni ai fascismi in un'Europa, in un mondo in fase di cambiamento. E questo è difficile qualificare la dittatura di Franco con un solo aggettivo. Prima della Seconda Guerra Mondiale c'era già Franco al potere. Quando Franco morì, c'era la guerra del Vietnam, per cui questa è la lunga durata e i grandi cambiamenti fino a quel momento. Ora, se il fascismo è considerato una forma di ultranazionalismo che punta alla distruzione della politica democratica o socialista esistente, punta a stabilire un nuovo ordine, un leader, Führer, Duce, il caudillo, punta all'apologia della mascolinità, del culto della guerra. Allora ciò che cercarono di fare e riuscirono a fare Mussolini e Franco ebbe più successo perché durò abbastanza di più, si somigliano abbastanza, sebbene le mobilitazioni di massa e il paramilitarismo furono cruciali per capire l'arrivo di Mussolini al potere, perché usciva da una guerra mondiale, mentre Franco arrivò attraverso un colpo di Stato provocato dall'esercito, non dal paramilitarismo, e da una guerra civile. Il fascismo in Italia, in Spagna, in Germania o in Austria fu una risposta ai problemi causati dalla crisi della politica di massa, dal suffragio universale, dalla minaccia socialista dopo la rivoluzione bolscevica. In tutti i casi fu un'alternativa religione politica. Emilio Gentile, lo storico Emilio Gentile la definì in Spagna un'alternativa, una religione politica, un'alternativa al socialismo, al comunismo e alla rivoluzione, un'alternativa che parlava di una rinascita nazionale in un sistema politico e sociale che avrebbe superato le dicotomie relative al capitalismo moderno, industriale, tra privati, pubblici, individuale e collettivo. E termino. Quindi, Franco, se consideriamo la conquista del potere, il modo in cui che Franco, insomma, non arrivò al potere come Mussolini e Hitler, che arrivarono con una serie di mobilitazioni di massa e di violenza. Gentile lo ha spiegato molto bene. Mussolini così salì al potere con una combinazione di violenza paramilitare e manovre politiche senza necessità di prendere militarmente il potere, il mito della marcia su Roma come conquista del potere. Franco lo prese in maniera diversa, assolutamente diversa, perché iniziò l'assalto al potere a partire dall'esercito con un sollevamento militare e l'ha rafforzato dopo la vittoria in una guerra civile. Tra gli ultimi mesi del 44 e i primi mesi del 45, tutti i paesi che erano stati fascisti, tranne le due dittature di destra di Salazar e Franco, che già c'erano prima della Seconda Guerra Mondiale, ma siccome non intervennero nella Seconda Guerra Mondiale, continuarono per diversi anni. Questa è la differenza tra le dittature dell'Europa dell'Est, quella dell'Italia, quella della Germania e quella della penisola iberica. Sebbene l'intervento italiano e quello tedesco fossero stati decisivi per la guerra civile spagnola, per la conquista del potere di Franco, e sebbene il fervore più fascista del suo regime l'aveva portato a un intervento con 47.000 membri, persone,
ex combattenti, molti di loro nella guerra contro il comunismo, e finisco. Abbiamo visto l'origine molto diversa di Franco e di Mussolini, ma c'è stato anche un finale molto diverso. Mussolini assassinato, esposto, appeso a testa in giù pubblicamente. A partire da quel momento, l'eliminazione del nazismo, del fascismo nel paese, che ha portato alla società italiana un processo molto diverso che vedremo nella seconda conferenza verso la democrazia. E tuttavia Franco durò 30 anni di più e 30 anni dopo finì. E guardate il contrasto con Mussolini appeso testa in giù in una piazza pubblica in Italia, a Milano. Franco finì i suoi giorni nel letto di un ospedale e sepolto con onori militari, presieduto da quello che sarebbe stato poi re nella Valle dei Caduti. E quindi queste sono le differenze. E finisco come finisco sempre. Io credo che questo tipo di insegnamento vada portato nelle scuole secondarie e di elevare il nostro sguardo dall'alto, perché bisogna mostrare queste differenze tra l'Italia e la Spagna, perché riconoscendole potremo continuare a fare ricerche, potremo leggere criticamente il passato, potremmo fuggire dalle letture politiche, la lettura politica della storia, e mettendo la ricerca come asse fondamentale. Grazie per il vostro interesse, sono disponibile per le domande. Molte grazie, Julian. Beh, abbiamo varie domande. Leggo la prima, che è sulla denominazione del fenomeno della dittatura del caudillo in Spagna. Se potremmo chiamarlo fascismo, franchismo, nazionalcattolicismo, se queste denominazioni sarebbero esclusive tra loro. Questa è una domanda chiave. Noi storici sono decenni che lavoriamo su questo tema e credo che il punto di partenza l'ho mostrato prima, quando si ha una lunga durata di una dittatura in periodi così variabili della storia, cosa che non successe a Mussolini perché morì nel 45, è chiarissimo che è molto difficile etichettare con una sola definizione tutto ciò. In realtà credo che tutte le etichette della dittatura di Franco non siano esclusive a vicenda, ma vanno mano per mano. È cosciente che arriva al potere con l'aiuto fascista, che c'è una mobilitazione fascista molto importante per consolidare il suo potere fascista in Spagna. E come ho detto prima, nel momento in cui Franco vede che Mussolini era stato sconfitto, vede che la guerra può essere persa dalle potenze fasciste, allora c'è un cambiamento di propaganda, di mentalità, che gli fa mettere in evidenza il cattolicesimo più che il fascismo. Fino a quel momento non erano stati incompatibili, lo mostravano i clericali, i militari. A partire dal 45 inizia una nuova forma di vedere tutto ciò che iniziò a chiamarsi nazional-cattolicesimo, militarismo reazionario dopo tutto ciò, ma in realtà la dittatura di Franco nacque da un patto di sangue con il colpo di Stato di luglio del 1936. Non l'abbandonò mai fino all'ultimo momento. Ci furono spargimenti di sangue fino all'ultimo momento, quando a Franco veniva detto dai suoi collaboratori dal 69, Carrero Blanco glielo disse svariate volte, che si preoccupavano perché l'ordine pubblico in Spagna non poteva essere mantenuto allo stesso modo, l'opposizione cresceva, crescevano i conflitti. Franco diceva sempre la stessa cosa: abbiate fiducia nelle forze armate, in quelle forze armate che provengono dalla guerra civile, che non erano cambiate praticamente per nulla. L'altro settore, la Chiesa, cambiò abbastanza in alcuni punti a partire dalla fine degli anni 60, e questo non vale per l'esercito. Insomma, io credo che la dittatura di Franco
Si è iniziata come una dittatura fascista perché per le origini della guerra civile, per l'importanza che hanno le potenze fasciste nella conquista del potere, per i privilegi nel primo panorama del contesto internazionale, il fascismo, tutto ciò si è evoluto fino ad arrivare a sostituire il fascismo con il nazionalcattolicesimo. È vero che a partire dal 1945 Franco iniziò a uccidere di meno, chiaramente, perché all'inizio si vide protetto molto dal panorama internazionale, e che arrivava questa protezione che arrivava dall'Europa con le arie fasciste. Credo che la grande differenza sia la forma in cui i due regimi sono finiti e soprattutto la possibilità di Franco di sopravvivere 30 anni dopo la sconfitta dei fascismi in un'Europa occidentale che si definiva democratica in quel momento. Perfetto, ne abbiamo un'altra molto interessante. Se potremmo dire che la guerra civile spagnola andò oltre le frontiere per la partecipazione dei volontari delle brigate internazionali. Beh, sì, l'altra parte ovviamente. Ho introdotto l'intervento fascista, l'altra parte fu tutto ciò che hanno significato le brigate internazionali. Inizia come una proposta del Partito Comunista, ma che si espande come proposta antifascista di intellettuali, di persone che arrivarono in Spagna praticamente senza consapevolezza a volte, senza consapevolezza politica militante, a parte se fatta salva quel panorama spagnolo della lotta tra il fascismo, la democrazia, la rivoluzione. Molti videro sul suolo spagnolo, nel territorio spagnolo, l'ultima possibilità di conquistare in quel momento la democrazia, di consolidare e rafforzare la democrazia, una democrazia sociale e soprattutto di sconfiggere il fascismo. A questo punto vedo se trovo. A questo punto cito sempre, per far vedere un po' la differenza, spero di trovare questa citazione. La guerra civile spagnola è una testimonianza di un operaio, non intellettuale, non un militante comunista o anarchico o socialista, un operaio che scrive una lettera a sua figlia, riprodotta da Watkins nel suo studio sulla divisione, creata nella società, e che mi sembra che risponda chiaramente a ciò che sta dicendo. Questo operaio disse a sua figlia, questo operaio che aveva lasciato la fabbrica per lottare in Spagna: voglio spiegarti perché ho lasciato l'Inghilterra. Avrai saputo della guerra che c'è qui. Di tutti i paesi del mondo, operai come me sono venuti in Spagna a fermare il fascismo. Così, anche se sono a migliaia di chilometri da te, sto lottando per proteggerti. Per proteggere te e tutti i bambini dell'Inghilterra, così come la gente di tutto il mondo. Questa è una testimonianza che indica chiaramente la complessità di ciò che fu la battaglia internazionale nella guerra civile spagnola. Beh, non so se abbiamo tempo per un'ultima domanda. Beh, proseguiremo sicuramente con la presenza di Julian Casanova in questo ciclo, forse potremmo trasferire. Rimandare questo dibattito, per cui l'ultima domanda che possiamo formularle, se fu simile all'appoggio, che il ruolo della Chiesa Cattolica fu simile in Italia e in Spagna, quindi tra Mussolini e Franco. Questa
È una domanda fondamentale, essenziale, credo che ne abbiamo parlato molto negli ultimi anni. L'abbiamo fatto molte ricerche, ci sono grandi somiglianze perché entrambi i paesi hanno la religione cattolica come una religione inestricabilmente unita al potere. In Italia è vero che ci sono altre religioni minoritarie, c'è una presenza di ebrei che non c'è in Spagna, anche se non è la stessa presenza di altri luoghi. In Italia c'è anche il tema del Vaticano. Il trattato dei patti lateranensi che firmati tra Mussolini e il Papa, insomma, è vero che la Chiesa cattolica nella gerarchia diede un appoggio importantissimo al fascismo, non allo stesso modo il Partito Popolare, anche il fondatore Sturzo. Dovete andare via dall'Italia. Credo che l'esempio spagnolo sia molto più categorico. L'esempio spagnolo è l'esempio di una complicità totale dall'inizio del colpo di Stato con la Spagna di Franco, con la parte militare. Nessun altro paese ha il fenomeno dell'anticlericalismo molto violento dal luglio del 1936, ma la presenza della Chiesa cattolica fu molto più duratura, così come il franchismo, ed è chiaro che sia la principale via di legittimazione che ha la Chiesa cattolica con Franco e Franco con la Chiesa, perché a partire da quel momento il franchismo poté vendersi all'estero dalla lettera pastorale di tutti i vescovi spagnoli che appoggiavano la causa franchista, che è la causa della civilizzazione cristiana e della civiltà occidentale contro il comunismo dell'Unione Sovietica. Questo tipo di aspetto è fondamentale, così come la complicità successiva nelle fucilazioni, nella violenza. Però è vero che la Chiesa Cattolica Spagnola, a partire dal Concilio Vaticano II e a partire dalla presenza della prima volta di cristiani nel socialismo, di comunità cristiane, di operai nei quartieri popolari, sacerdoti operai nei quartieri popolari si modificò tutto. Detto ciò, quando morì Franco, non era la Chiesa delle Crociate, di quelle che aveva trasformato la guerra civile in una crociata, ma aveva una grande presenza nei mezzi di comunicazione e soprattutto nell'insegnamento, perché è una cosa che caratterizza la Chiesa Cattolica Spagnola, che Mussolini non poté vivere con questa intensità perché cambiò tutto dopo il 45, che il franchismo diventò per la Chiesa cattolica nel periodo di maggiori privilegi che ha avuto nella storia contemporanea dell'Europa. E questo credo che sia una grande differenza. Ma qui termino, che possiamo introdurre l'esercito, la società, la Chiesa, le classi lavoratrici, in tutti troviamo sì, somiglianze e differenze. Quindi, forse è difficile comparare la Spagna con la Finlandia, però penso che dobbiamo fare uno sforzo per insegnare agli italiani la storia della Spagna e agli spagnoli la storia dell'Italia. E così come la storia del Portogallo. L'alternativa è trasformare la storia non solo in un oggetto di microcosmo, ma l'obiettivo è ampliarlo. E credo che voi state facendo un lavoro molto importante verso questo obiettivo. Quindi grazie mille, Anna, e ci vediamo giovedì prossimo. Sì, chiudiamo questa conferenza. Ci sono ancora domande interessanti su questo fenomeno fuori dall'Europa, in altri contesti, in altri luoghi, di cui parleremo sicuramente più avanti. Juan Carlos, ti cedo la parola per un saluto. Beh, è stata una conferenza super interessante. E come chiedevano questo pomeriggio su Twitter, coloro che non hanno potuto assistere, se si potrà vedere più avanti, voglio ricordare che le quattro conferenze verranno pubblicate sul canale YouTube dell'Istituto Cervantes di Roma e di Napoli. Per cui sarà un'opportunità per poter rivedere le conferenze. Come diceva il professor Casanova, il nostro lavoro è archiviare questi eventi, non solo promuoverli,
che restino a disposizione per il futuro, nient'altro. Buonasera a tutti, un piacere essere stata qui con tanta gente che ha seguito con tanto interesse questa conferenza. È stato un piacere e un onore. Buonasera.